Allora, iniziamo anche in ottobre, se con un po' di ritardo, ma dovuto alle solite incombenze di registrazione e quant'altro. Buongiorno a tutti, grazie della partecipazione. Ringraziamento e un saluto doveroso a Angelis, l'Associazione dei Geometri Fiscalisti, all'amico Mirko Ghioni, che è il presidente, al dottor Marchetti del CSG Gruppo Più. E ovviamente al nostro caro consigliere nazionale, Presidente Rossi, che è stato già presidente del nostro collegio e che oggi ci rappresenta a livello nazionale ed è proprio il coordinatore di tutte le associazioni del CSG. Siamo giunti a questo ennesimo evento formativo e quindi noi stavamo con il dottore Viola appunto commentando il fatto che stiamo facendo tantissimi seminari ed eventi formativi, per cui ovviamente anche la partecipazione poteva essere più numerosa di quella di oggi, ma siccome insomma i colleghi li teniamo sempre sotto pressione con questi eventi che facciamo, ovviamente è un fatto anche fisiologico, perché c'è un attimo di adattamento in questo. E oggi però parliamo di un tema, la tassa, l'imposta, quella dell'IMU, che è stata istituita dall'inizio di quest'anno e che è, come abbiamo commentato nelle varie mail che ho fatto, anche nei social network, eccetera, è la tassa più chiacchierata del momento, quella che fa parlare un poco tutti i cittadini, ma attraverso anche tutte le note, le trasmissioni televisive, partendo da Porta al Porto, passando per Mani, andando a Ballarò, a Piazza Pulita sulla 7 e finendo a Michele Santoro su Sky per servizio pubblico, che pare che sia per trasmissione. Quindi se ne parla in tutte le... Salvadanaio, ecco, e c'è cioè, Radio 24, dove appunto l'Agefis partecipa come esperti per rispondere ai quesiti di tutti i cittadini. Ma quindi questa è un molto sentita come tassa e mi ricordo un po' quello che abbiamo affrontato negli anni 90, non ti ricordo bene, 91-92, quando fu istituita quella famosa tassa ISI, che poi è stata sostituita dall'ICI. ISI che era un'imposta straordinaria che andava direttamente al governo nazionale, se ricordo bene, insomma, e in quel momento tutti i cittadini, come in questo momento, insomma, erano un po' sia i cittadini, anche gli operatori del settore, devo dire, un po' disorientati e cercano delle sicurezze anche attraverso noi, attraverso i professionisti. Ed io lo posso constatare proprio di persona, perché nel mio studio insomma stanno arrivando tantissimi clienti che chiedono notizie in più, vogliono capire come stanno messi con la casa, con la casa stamento, qual è la loro vendita, come se è una casa, se è una casa, se c'è una pertinenza. Per non dire poi, per non commentare quello che si attraversa quando ci andiamo a confrontare con i comuni, con gli uffici tributari dei vari comuni, a me io parlo per il mio comune, e effettivamente insomma c'è veramente da mettersene mani nei capelli, perché abbiamo dei funzionari che ci dicono che noi sappiamo appunto della ruralità dei fabbricati, no? Che è ancora possibile farlo con quella famosa domanda entro il 30 giugno, e quando portiamo quella documentazione agli uffici, gli uffici no, ma se non c'è nella misura la 6 io non la posso considerare così, perché senza sapere che basta la domanda, quella domanda fatta presso l'agente del territorio per essere riconosciuta la ruralità, e poi dovrebbe essere l'agenzia con i suoi tempi ovviamente lunghi, insomma, ad aggiustare, a mettere in bancarotta questa serie famosa, per non parlare delle 10, l'ultimo decreto fiscale, in cui chiedo il conforto di Mirko, insomma, l'ultimo decreto fiscale ha sui beni strumentali, sulle famose edifici, se situati in comuni montani, rispetto all'elenco dei comuni montani dell'Istat, sono esenti rispetto a quest'ultimo decreto fiscale, eccetera. Tutto questo, ancora alcuni comuni dicono che non è così, insomma,
c'è una continua evoluzione in tutto questo, e noi appunto, ecco perché l'esigenza di creare un momento formativo che ci possa aiutare, e non solo l'evento di oggi ci aiuta in tutto questo per formarci, per avere un quadro più chiaro di tutta la vicenda, ma i partecipanti, voi che avete partecipato a questo seminario, avete, tramite, penso che già sono state istituite delle dei promemori come fare per poi avere l'assistenza per un mese gratuitamente per attingere la banca dati e per avere anche il supporto in questo senso. Per cui noi siamo veramente sono contenti di aver riuscito a organizzare in estremis questo seminario, e siamo ancora in tempo abbastanza lungo perché alla scadenza dell'imposta siamo giusto 18 giorni, che mi pare che è l'ultimo giorno utile del 18. Poi leggevo su Edil Portale qualche giorno fa appunto che c'è una proposta del Ministro delle Infrastrutture, no? Che voleva intenzionato a eliminare l'imposta sulla prima casa fino a 200.000 euro di valore, insomma. E tutto questo insomma è una vicenda in continua evoluzione, e questo si lega appunto al fatto che noi dovremmo essere, qui faccio un appello a Alessio affinché insieme al Consiglio Nazionale, insieme al consigliere delegato al Cadastro, possa interagire con l'Agenzia del Territorio per questa benedetta riforma del Cadastro che già sapete male, insomma, e credo che alla fine si farà, e questa riforma del cadastro ci deve vedere però essere protagonisti, perché potrebbe essere anche un'occasione per tirare ancora un'opportunità di lavoro, in quanto noi crediamo che la riforma del cadastro deve essere molto più equa rispetto a quella, perché si parla tanto di equità e di giustizia fiscale, però insomma non è possibile ancora avere a che fare con un cadastro che è vincolato a oltre 50 anni e si aggiorna solamente con le percentuali di valutazione degli immobili, ma non si va veramente a fare con l'equità giusta. Quanti di noi hanno a che fare? Quando per esempio nei centri storici ci sono ancora le categorie 6, quando non ce ne dovrebbero essere? E chi sfortunatamente abita in campagna e deve andare a fare un accatastamento oggi si trova con una 2 minima e poi molte volte con una 7, solo perché ci sono due servizi igienici, insomma, non credo che tutto questo sia giusto. Per non parlare poi delle eventuali variazioni che uno potrebbe fare in diminuzione quando si sono venuti a mancare alcuni servizi. E faccio un esempio. Se io ho una sede in una zona periferica e noi di Legnano, qualcuno di Legnano come me lo sa, insomma, noi a Difesa Grande, zona molto periferica, la più lontana dal centro storico, se si andava a catastare un fabbricato che aveva due servizi, molte volte ce li portava il donno, ma con i suoi sistemi strani, questo strano software che è stato fatto, si aveva una sede. Bene. Sappiamo che per molti anni abbiamo avuto, c'è stata costruita da vicino una discarica, una mega discarica tra l'altro, e credo che sia giusto che un cittadino che aveva una sette vicino alla discarica, ovviamente mi sembra giusto che potesse chiedere una revisione di quel passamento, e tutto questo guai a fare, tra l'altro non esiste, non si può fare. Oggi come oggi ancora basata sui vani e non sui metri quadrati, e se noi andiamo a fare una variazione perché un vano unico dove era con l'angolo cottura del soggiorno, ci andiamo a mettere una parete e creiamo un vano cucina, ovviamente con la stragrande maggioranza dei casi ci aumenta un vano rispetto a quanto la superficie è rimasta dentro, anzi forse anche diminuita, perché dobbiamo toglierci lo spessore, un superficie quindi lo spessore della parete. Eppure così, caro mio, così il fabbricato aumenta di un vano, aumenta 30, quando metri quadrati sono identici, addirittura minori. Per cui allora
ci vogliono le microzone, dobbiamo studiare quelle sulle microzone. Quindi poi l'intorno rispetto alla zona dove è ubicato il fabbricato, la tipologia del fabbricato deve essere anche rivista, e poi andare a vedere proprio le caratteristiche singole dell'unità immobiliare che si va a trattare. Per cui allora l'appello qual è? L'appello alla Agenzia Nazionale, che so che sta lavorando già in questo senso, di vederci protagonisti, come siamo protagonisti del cadastro già in questo momento, e ci deve essere, dobbiamo essere pronti proprio ad avere una riforma che sia la più ampia possibile e si faccia veramente. Deve essere un cadastro molto dinamico, un cadastro che sia dinamico, che possa essere incrementato la rendita quando è giusto, perché semmai si vengono fatte in una zona, si viene fatta un centro sociale, una scuola, no? È pur chiaro che probabilmente quella categoria altri possa passare da due, ma se abbiamo una sette e ci viene fatto un bel inceneritore, una bella scarica a fianco, perché se fresce il valore di mercato non sarà più lo stesso, non è possibile che io devo pagare quelle stesse tasse che paga lo stesso cittadino che sta in piazza. Queste le cose importanti, credo, e quindi il mio augurio e il mio appello al CNC che si possa arrivare a una riforma del cadastro che ci veda protagonisti, che effettivamente insomma possa essere il più equo possibile. Quindi io non voglio poi fare altro tempo alla discussione, perché credo che andiamo a trattare temi ancora più importanti come i calcoli appunto dell'IMO, delle eventuali relazioni, delle esenzioni. Quindi anche qui poi faccio un appello affinché o Mirko o il dottore Marchetti ci possano spostare un poco meglio questa parte delle esenzioni, come ho detto prima, per i beni strumentali agricoli dei comuni montani. Per cui credo di terminare qui il mio intervento, poi semmai avremo alla fine del seminario dovremo ancora ritornare su alcuni temi che ho toccato. Intanto ringrazio tutti e passo credo la parola al consigliere nazionale che può fare oltre un saluto il suo intervento con il CNG. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, grazie voi che, ecco, come diceva Tonino prima, avete sentito lo stimolo a seguire anche questo ulteriore evento formativo che ha organizzato il Collegio, evento formativo che è stato tirato su in pochissimo tempo quando ci siamo resi conto che la categoria poteva avere interesse ad avere un aggiornamento, ad avere delle notizie e dei riferimenti per questa imposta. E abbiamo cercato di contattare e di stimolare l'interlocutore in questo settore che si riteneva più autorevole ma soprattutto più vicino alla nostra categoria, e quindi abbiamo interpellato la Cefis, abbiamo interpellato il dottor Mion e di conseguenza anche l'amico dottore Marchetti, e loro con la disponibilità che li contraddistingue sono qui e a loro devo dire un grazie da indigeno per questa disponibilità, ma soprattutto per la qualità della formazione che sicuramente verificherete anche voi, verificheremo anche noi dopo. Vi parlavo di Agefis. L'Agefis appunto è l'ultima nata tra le associazioni che come Consiglio Nazionale abbiamo cercato di tirare su, ma è un'associazione che è nata nel momento in cui come Consiglio Nazionale, tra le tante attività, abbiamo preso atto che c'era questo movimento, c'era questa iniziativa che coinvolgeva tanti giovani, quindi tanti nostri iscritti, che si interessavano di una materia, seguivano una materia che non tutti hanno, ecco, vivono giornalmente, ma che comunque in un momento, in una congiuntura come questa, meritava di attenzione, ma soprattutto meritava venisse valorizzata ma anche portata a conoscenza della categoria, che è quella dell'assistenza fiscale. Assistenza fiscale che si focalizza sugli immobili, si focalizza sul mattone, ma che poi si estende anche in alcuni casi, anche in provincia di Avellino abbiamo verificato, ad un'assistenza fiscale a tutto tondo per il cittadino, quindi che va fino alla dichiarazione del modello unico e quindi ad un contributo professionale che non è proprio quello che pensiamo di fornire tutti i giorni, ma che comunque alla fine è qualche cosa che può interessarci, perché
Perché parlavo prima di congiuntura, perché sapete tutte le difficoltà lavorative che viviamo, sapete le situazioni che vedono coinvolti i professionisti a livello sociale in questo momento. Per fortuna l'industria ha cambiato un po' atteggiamento con un presidente che è un collega, ma siamo stati attaccati proprio dai mass media come una sorta di parassita della società, di un anello che passivamente attingeva risorse al processo produttivo con una spesa del 5-6% del PIL che poteva tranquillamente essere evitata, dimenticando il nostro ruolo fondamentale, che è quello lì di garanzia per il cittadino e soprattutto di attestazione della legittimità dell'attività del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Per fortuna questo trend sembra finito, si sta cercando di riconsiderare le professioni, però il momento economico comunque ci fa stare ancora sul piede di guerra, ci fa cercare soluzioni alternative, perché ecco, come rappresentanti locali, quindi come presidenti di collegio e anche come rappresentanti centrali, penso che sia un dovere quello di ascoltare un po', vedere un po' le tendenze del mercato, capire in cosa noi possiamo ancora avere margini di manovra e puntare sulla pubblicizzazione di queste attività e quindi poi fornire i mezzi per lavorare. Noi sappiamo benissimo che la polivalenza è una parola che sembra magica, ma se a questa polivalenza non diamo un contenuto, possiamo dire che siamo capaci di fare tutto, ma poi dobbiamo anche dimostrare di saperlo fare. E quindi a cascata si è partiti dal trovare un interlocutore esperto in materia fiscale a coinvolgerlo, abbiamo approfittato anche dell'entusiasmo e delle capacità che aveva questo nostro interlocutore, che era il gruppo CSC capeggiato da Mirko Mion, che come dicevo prima con entusiasmo ha accettato di essere coinvolto. Abbiamo tirato su questa associazione che si interessa di fiscalità, troverete anche nella cartellina, nel materiale che vi è stato dato, il riferimento di questa associazione, e abbiamo cominciato anche a tirare fuori dei format formativi, uno di questi lo vivremo oggi, ce ne sono altri più strutturati, poi in base all'interesse che manifesteremo, in base diciamo anche alle attività che sta facendo il collegio, si vedrà anche di fare qualche cosa dia un ulteriore spunto, un'ulteriore riflessione, ma soprattutto un ulteriore momento di apprendimento più avanti. Si è tirato fuori questa associazione che voi vedrete oggi stamattina, ha la volontà, l'obiettivo, ha la missione di essere partner vostro, essere partner di tutti in questa attività che oggi vive nell'IMU, cioè oggi questa attività è focalizzata su un'assistenza che dobbiamo fare nella determinazione di un'imposta di cui ha accennato il presidente Santosusso, e come avete notato secondo me fa un po' di catastro. Esatto. È uno scoperto. Sì, che però poi è un'attività che sfocia in tutta l'assistenza fiscale che riguarda appunto gli immobili, e quindi diciamo che noi vogliamo far sì che i nostri colleghi, i nostri geometri siano preparati a dare una risposta ad alto contenuto professionale anche in questo settore, e quindi diciamo che sollecitandovi ulteriormente a questa presenza, che mi rendo conto che con le cadenze che ci sono, che ci impone il nostro presidente per l'attività formativa, è un qualche cosa che comunque provoca impegno. Siamo qui per cercare di sfruttarlo al massimo e di cominciare a creare i presupposti per poter operare meglio anche in questo settore. Il Presidente mi sollecitava anche sull'aspetto della riforma del catasto, mi perdoneranno i colleghi dell'Agefis, ma è doveroso dire qualcosa su questo problema. Stiamo cercando in tutti i modi di sensibilizzare l'ingegnere Maggio e la dottoressa Alemanno sulla opportunità che si crei una sinergia tra la nostra categoria e l'Agenzia del Territorio per la riforma del catasto.
Il governo ha individuato delle linee guida che sostanzialmente prevedono che la definizione della rendita passi soprattutto per le categorie A, perché per le altre qualcosina già c'è, da una base parametrica basata sul vano a quella sui metri quadrati e sulla superficie. Il catasto ha una banca dati recente piuttosto affidabile, però è quella che è nata con l'IDOCFA, per il resto non hanno la possibilità né come diciamo struttura operativa, quindi come materiale umano per mettere su e quindi trasformare da censimento basato sui vani a censimento basato sui metri quadrati tutte le unità immobiliari censite in classe A, e sono reticenti a trovare un partner per fare questo. Loro hanno lanciato una mezza proposta, però sapete che la disponibilità si può dare in un'occasione, poi dopo bisogna affrontare in maniera diversa certi rapporti, chiedendo alla categoria una sorta di contributo gratuito, che noi ovviamente abbiamo detto che in questa fase è improponibile, considerata anche la mole di lavoro che c'è da tirare fuori. Si sta cercando di trovare una soluzione per creare questa sinergia, come dicevo prima, tra l'Agenzia del Territorio e i geometri, perché il lavoro da fare è enorme, in quanto considerate per molti vani che sono censiti, cioè per molti fabbricati, scusatemi, poi sostanzialmente non abbiamo nemmeno una planimetria affidabile all'interno, quindi ci sarebbe tutto un lavoro da fare di verifica e di accertamento che è lunghissimo. I vertici dell'agenzia, così come la parte governativa, non ha idea, l'ingegnere Maggio sì, però la difficoltà è formalizzare questo rapporto. Sicuramente è interesse del governo a passare a questo nuovo sistema, ovviamente, non perché vogliono bene agli italiani, ma perché così aumenterebbe la base fiscale, in quanto in molti casi, come diceva il Presidente prima, noi abbiamo centri storici dove abbiamo ancora rendite bassissime e dove abbiamo fabbricati i cui vani sono ormai diventati dei mini appartamenti, ma che restano comunque censiti in un certo modo, quindi la volontà del governo c'è. Sarebbe una grande opportunità di lavoro per noi tutti, però non è facile arrivare alla definizione di questa convenzione. Presidente Santosusso, ci stiamo provando, Bruno Razza si sta impegnando, però noi non vogliamo che accettare questa proposta che è stata fatta in prima battuta, di dire vabbè, ma se voi ci mettete delle squadre a disposizione per ogni collegio a titolo gratuito, poi andando lì il proprietario sa che deve fare la variazione catastale, quindi potrebbe nascere un'opportunità di lavoro, noi diciamo no, voi pagateci per quello che dobbiamo fare, cioè il censimento. Poi se il proprietario ha un'esigenza, avrà il suo geometra di riferimento, può andare anche dal collega e rivolgersi a lui. Per il momento l'unico elemento, e ho individuato anche il nominativo e me l'ho trasferito, che ha accettato questo discorso è Franco Maggio, il quale si è reso conto da operatore, perché lui è un operativo, che non si può chiedere la luna. Speriamo che venga recepita questa cosa anche dal punto di vista governativo. Loro dicono che hanno problemi di budget, perché ovviamente non possono dire voi censiti fabbricati, poi quando potremo li pagheremo, dobbiamo formalizzare anche questo. Speriamo che la prossima volta, oltre che a parlarvi solo di mie intenzioni, mi possa parlare anche di qualche cosa di più concreto e quindi aggiornarvi meglio su come sta evolvendo questa situazione. Penso che, ecco, io volevo aggiungere qualche altra cosa, ma poi questo aspetto del catasto mi ha sottratto un po' di tempo. So che gli amici dell'Agefis hanno tempi contingentati, quindi se dopo c'è spazio per un altro piccolo intervento, mi farebbe piacere illustrarvi un po' dell'attività delle associazioni della nostra categoria, un po' della formazione in generale e anche della riforma della nostra professione, visto che c'è stato tutto un lavoro in fase evolutiva nato da disposizioni normative che adesso diciamo ci vede coinvolti per questa riforma delle professioni di cui tanto si parla, ma che alla fine non sappiamo se partorirà un topolino oppure se veramente darà una svolta a questa nostra amata attività. Grazie. Grazie Ezio per l'intervento.
E a questo punto penso che la parola direttamente al dottor Marchese, che partiamo direttamente con Rico. Ieri sera ho visto una verbale zampini che faccio la sera, ho visto la trasmissione di Grossa su Masette, che ha ideato una canzoncina su Rico. Visto, bellissima, devo trovare il podcast da vedere, con la parrucca gialla. È l'unica cosa che sono vedere. Volevo fare la colonna sonora di Agefis, l'avete vista la trasmissione di Crozza, ha messo una parrucca gialla, non so che cantante scimmiottasse, imitare un'altra cosa. Però aveva anche un'intonazione, c'è cioè una canzone chiaramente la tutta da su, una canzone inglese tutta con l'Imu, bellissima. Qui anche professionale. Ascoltiamo le buongiorno a tutti, vorrei dire che nonostante tutto ciò che è avvenuto in questi ultimi mesi, giornali piuttosto che modifiche introdotte col decreto legge, ci sono ancora tutta una serie di zone d'ombra che come al solito verranno poi definite dalle commissioni tributarie, dal contenzioso che vedremo svilupparsi nei prossimi anni. Quindi, credo che sia matematicamente impossibile dare con certezza assoluta risposta a tutti i dubbi. Non sono un esperto di catasto e quindi, come dire, nel caso utilizzerò la competenza del Presidente Santo Scorso per rispondere anche alle domande che sicuramente ci saranno. Detto ciò, vedrò anche di cercare di utilizzare al meglio il tempo che abbiamo, dicendo subito che voi avrete la possibilità di scaricare le slide accedendo al nostro sito, al sito CSC Gruppo Più, utilizzando il codice che è contenuto in questo foglietto, l'ultimo foglietto che vi è stato dato. In fondo ci sono tutta una serie di istruzioni come accedere all'area, c'è anche un codice utilizzando il quale potete accedere, appunto, scaricare queste slide, potete scaricare anche altre documentazioni di supporto, ma soprattutto, come ricordava il Presidente prima, avrete la possibilità per un mese dalla data di oggi di poter inviare dei quesiti al quale noi risponderemo e di accedere contemporaneamente alle FAQ che col tempo si sono accumulate rispetto a tutti i seminari che abbiamo già fatto, nel senso che adesso a memoria non mi ricordo, so che ne facciamo circa 8-10 da qui a venerdì prossimo. Quindi fate due mesi e una trentina. Ecco, lui è più bravo di me con i numeri, quindi si ricorda. Quindi tutti i quesiti che sono stati fatti in questi mesi li potete trovare lì sopra. Detto ciò, noi parliamo di IMU, imposta municipale propria. I riferimenti normativi li potete vedere in questa slide, nel senso che l'imposta municipale propria era stata introdotta all'interno del decreto legislativo 23 del 2011, il famoso decreto legislativo del federalismo fiscale, era stata quindi introdotta dal governo precedente, il quale aveva previsto la sua entrata in vigore a partire dal 2014. Il governo Monti con il famoso decreto legge 201 del 2011, la manovra Salva Italia, ha sostanzialmente anticipato l'introduzione di questo tributo, apportandovi, oltre che l'anticipazione, anche sostanziali novità che vedremo appunto nel corso del seminario. Accanto all'IMU, cosa che interessa sicuramente una quota marginale di cittadini italiani, ma c'è anche l'imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all'estero, che è esattamente la fotocopia dell'IMU, ma la si deve versare per gli immobili detenuti all'estero. Come dicevo, con il decreto legislativo 23-2011, quindi il famoso decreto legislativo del federalismo fiscale, oltre ad introdurre la cedolare secca, che ormai è già operativa dall'anno scorso,
era stata introdotta dal 2014 l'imposta municipale propria. Il governo Monti ne ha anticipato l'entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2012, dandone una, come dire, una definizione sperimentale fino al 31 dicembre 2014, mentre a regime dovrebbe entrare a partire dal 1 gennaio 2015. Con le novità sostanziali di ampliamento delle fattispecie tassate, e delle, da questo punto di vista la novità principale è stata la reintroduzione dell'imposta sulla prima casa, sull'abitazione principale, che non era prevista nella versione originaria del decreto legge 23/2011, e quindi è stata introdotta all'interno della manovra Salva Italia, e oltre a questo l'allargamento della base imponibile, quindi diciamo così modificando i famosi moltiplicatori che di fatto hanno prodotto un incremento quantitativo dell'imposta. C'è da dire subito che l'IMU, pur azzerando completamente la vecchia normativa ICI, quindi la sostituisce, non è che va, la sostituisce integralmente, per gran parte della sua, come dire, del suo campo di applicazione riprende in tutto quello che era la normativa ICI, quindi riprendendone anche tutto ciò che nel corso di questi anni era avvenuto in termini di giurisprudenza, in termini di prassi, salvo apportare alcune sostanziali novità che vedremo meglio. Così come era per l'ICI, anche l'IMU è un'imposta indeducibile, quindi da questo punto di vista non cambia niente, nel senso che è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall'IRAP. La grande novità è rappresentata dal fatto che l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali, per cui nel momento in cui io versando l'IMU non verserò la quota parte di IRPEF e la quota parte di relative addizionali su questo immobile. Va subito detto che chiaramente, visto che quest'anno io vado a versare l'IMU sul 2012, ma vado a versare l'IRPEF sul 2011, quest'anno questa regola non funziona, funzionerà dal prossimo anno, ecco, dal punto di vista operativo vero e proprio. Quindi quando dovrò andare a farmi il mio calcolo di convenienza o di sconvenienza, perché stiamo parlando di sconvenienza dell'IMU rispetto alla situazione precedente, devo andare a valutare qual è il risparmio fiscale indiretto che si va a generare. Quindi io rispetto a prima, facciamo un esempio, pago 500 euro in più di IMU, tanto per fare un esempio per mettere un numero, dovrò andare a vedere se quanto di quella cifra che oggi pago in più vado a compensare con la relativa quota delle imposte che vado a risparmiare. Con la particolarità che ovviamente l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali per tutti quegli immobili che sono tassati ai fini IMU, per cui se un immobile, come vedremo dopo, ad esempio gli immobili rurali, i fabbricati rurali strumentali localizzati nei comuni montani sono esenti dall'IMU, dovranno scontare l'IRPEF. Quindi, se io ho un immobile che è soggetto a tassazione IMU, posso andare a andrò a sostituirvi la componente redditi. Se l'immobile è esente, ovviamente continuano a valere le vecchie regole del testo unico sull'imposta sui redditi, applicandole come facevo prima. Con una piccola importante eccezione che riguarda i fabbricati, gli immobili locati. Nel senso che gli immobili locati saranno soggetti a IMU, ma continueranno a essere anche soggetti a IRPEF. Quindi per gli immobili locati non vale la sostituzione dell'IMU con l'IRPEF. Per cui se io ho un immobile a disposizione, se ho la seconda casa al mare piuttosto che in montagna, su questa seconda casa potrò l'IMU in
parte mi compenserà quanto versavo prima a titolo di IRPEF. Se questo stesso immobile lo do in locazione, pagherò sia l'IMU sia l'IRPEF. L'IRPEF la continuerò a pagare o con il metodo ordinario o con la cedolare secca se ho fatto la relativa opzione. Quindi da questo punto di vista appare evidente il perché, al di là di tutte le considerazioni di carattere quantitativo sulla nuova imposta, sul nuovo tributo, la prima casa e quant'altro, ma ad esempio Confedilizia ha molto sottolineato il fatto che questa previsione andava a penalizzare il mercato delle locazioni, perché chi va a locare si trova a pagare di più di quanto pagava prima senza avere questo piccolo grande beneficio dello sconto IRPEF. Il presupposto applicativo per l'applicazione dell'IMU ricalca quello che era previsto dall'ICIP, quindi che consiste nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Con una chiarificazione puntuale che il termine possesso significa titolo di proprietà o altro diritto reale, non significa utilizzo. Molto spesso ricadiamo in questo equivoco, nel senso che il possesso può, in qualche modo pensare che io lo utilizzo e quindi lo possiedo. No, il possesso è o un titolo di proprietà dell'immobile o altro titolo reale, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, eccetera, eccetera. Se io do un immobile in locazione, io utilizzo l'immobile ma non ne ho possesso, e fino qua è molto chiaro. Questo concetto è il concetto che fa sì che ad esempio, nella normativa ICI il comodato d'uso gratuito del genitore al figlio molto spesso era assimilato alla proprietà. Oggi non è più così, per cui la soluzione da molti adottata di dare l'immobile di proprietà del genitore al figlio in comodato d'uso gratuito finché questo lo utilizzi come abitazione principale, nella previsione ICI applicavo quando pagavo l'ICI sulla prima casa, applicavo l'aliquota agevolata. Oggi non lo faccio più. Se io ho un immobile dato in uso gratuito, comodato in uso gratuito al figliuolo, anche se quella è la sua prima casa, la sua abitazione principale, io genitore che sono proprietario, quindi possessore e non utilizzatore dell'immobile, dovrò andare a scontare l'aliquota ordinaria. D'accordo? Questo è un passaggio che si legge tra le righe, ma è importante per non commentare. Quindi il possesso significa titolarità, quindi proprietà o altro diritto reale. Un genitore per poter continuare ad applicare deve riconoscere al figlio o l'usufrutto o l'uso o l'abitazione, ma deve fare una costituzione di un diritto reale. Non è più assimilabile il semplice comodato, il semplice utilizzo. Altro aspetto è il terreno, nel senso che anche qua poi vedremo meglio tutta la normativa, ma sono teoricamente soggetti all'imposta tutti i terreni, che siano agricoli o non agricoli, coltivati o non coltivati. D'accordo? Quindi non c'è più la distinzione tra terreno agricolo e terreno non agricolo, il terreno, punto, anche se per abitudine e uso si scrive sempre terreno agricolo. Siti sul territorio dello Stato, chiaramente l'IMU è il presupposto è che l'immobile sia localizzato in Italia. E soggetti passibili sono, come dicevo prima, come anticipavo, il proprietario, il titolare di un diritto reale, quindi uno dei diritti reali, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali, è il locatario per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria. Prima era la prassi, nel senso che se io facevo un leasing immobiliare, formalmente il soggetto passivo ai fini ICI era il locatore, che poi ribaltava nel canone la quota di ICI che lui versava. Oggi invece
è chiarito che dal momento in cui viene sottoscritto il contratto di locazione immobiliare, di leasing immobiliare, è il locatario il soggetto passivo ai fini definiti. Quindi questi sono sostanzialmente i soggetti passivi, quindi io se sono proprietario, usufruttuario, titolare di diritto d'uso, titolare di un diritto di abitazioni, titolare di un diritto di enfiteusi, superficie, locatario nel bene, in caso di beni in leasing o concessionario nel caso appunto di un bene demaniale. Questo è quanto mi anticipavo, per cui dal momento in cui io stipulo il contratto di leasing immobiliare sono un soggetto passivo IMU. Prima lo pagavo di fatto, adesso lo pago formalmente. Si considerano soggetti passivi le persone fisiche, le società, gli enti, e quindi non c'è una caratterizzazione del profilo soggettivo del possessore. Per le cooperative edilizie a proprietà indivise il soggetto passivo è sempre la cooperativa, così come nel caso in cui ci siano gli immobili ex gli ACP il soggetto passivo è sempre l'istituto degli ACP, non è ovviamente l'assegnatario dell'alloggio. Altra particolarità è quella, come dire, nel caso di eredità, nel senso che fino alla data del decesso il soggetto passivo è il defunto, per cui dal giorno successivo, dalla data del decesso, i soggetti passivi diventano gli eredi legittimi, a prescindere dal fatto che vi sia già stata una formalizzazione della successione, per cui dal giorno successivo gli eredi legittimi, sulla base dell'applicazione delle norme di diritto civile eccetera eccetera, diventano soggetti passivi, a prescindere dal fatto che quella successione la presenti 6 mesi, 3 mesi, 8 mesi, insomma, successivamente. Quindi, visto che il pagamento avviene con modello F24, nel caso appunto di decesso del proprietario, verranno utilizzati due F24, il primo con il codice fiscale del defunto fino alla data del decesso, uno degli eredi dovrà essere considerato soggetto obbligato, e poi dal giorno successivo, in base alla successione legittima, sulla base delle regole previste dal diritto civile. Nel caso dei figli? Nel caso? Dei figli, in questo caso. Dei figli che rimangono, anche loro della dichiarazione. Uno dei figli verserà col codice fiscale del genitore che è defunto. Successivamente saranno i figli piuttosto. Allora, nel caso bisogna verificare, ad esempio, se c'è il coniuge superstite, in quel caso lì la norma è chiara, acquisisce il diritto di abitazione e il soggetto passivo diventa il coniuge superstite e i figli, gli altri figli che non usano l'abitazione non sono soggetti passivi. Se invece non c'è il coniuge superstite, saranno gli altri eredi che diventano. Diciamo che nella stragrande, in buona parte dei casi vi è il coniuge superstite che diventa titolare del diritto di abitazione e lui il soggetto passivo, a prescindere dal fatto che abbia il 33%, il 16%, dipende poi quanti sono i soggetti in capo ai quali verrà suddiviso la percentuale di proprietà dell'immobile. Gli immobili tassati, come abbiamo detto, sono fabbricati, terreni agricoli, quindi fabbricati sia urbani che rurali, terreni agricoli, le aree edificabili, ma anche qui non ci sono grandi novità rispetto a quello che era previsto in ambito ICI, nel senso che le regole sono sostanzialmente le stesse, vedremo poi le particolarità. Le aree fabbricabili, anche qua, nel senso che la giurisprudenza e la prassi aveva fatto sì che era stato definitivamente chiarito che il momento formale che
trasformava il terreno da agricolo ad utilizzo edificatorio era la delibera come dire, del comune. Prima, e quindi non era, diciamo, era quello il momento in cui il proprietario doveva andare a ricalcolarsi la sua quota sulla base della nuova destinazione. Esatto. E quindi anche qui non continuano a valere esattamente le stesse regole di prima. Così come nel caso in cui io vada a fare un intervento di recupero edilizio che interviene strutturalmente sull'immobile, quindi non una semplice manutenzione, eccetera, eccetera, per il periodo in cui vado a fare l'intervento non andrò a versare l'IMU sulla base della rendita del fabbricato, ma dovrò andare a riprendermi il valore del terreno, a ricalcolarmi sostanzialmente il valore del terreno edificabile sottostante. Ma questo anche qui non c'era una grande non c'era una grande novità rispetto alla situazione precedente. Qui invece cominciamo a entrare in quelle che sono le specificità del IMU rispetto all'ICI, nel senso che l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 ha abolito, ha formalmente abolito la possibilità per i comuni di intervenire autonomamente in ambito regolamento sulla definizione quantitativa e qualitativa delle pertinenze dell'abitazione principale, nel senso che prima avevamo una situazione dove sostanzialmente ogni comune era libero di decidere quante e quali pertinenze potevano essere abbinate all'abitazione principale. C'erano comuni che davano 5, 1, 3, 1, 2, 1, 7, qualcuno nessuno, e quindi a seconda della localizzazione territoriale io andavo a verificare questa cosa. Oggi è stata eliminata questa possibilità, per cui c'è la norma statale, e questa norma statale viene applicata in modo, come dire, omogeneo su tutto il territorio nazionale. Oltre a questo, vedremo più avanti l'intervento sulle pertinenze non è soltanto limitato alla abolizione del potere autonomo del comune, ma anche definito in modo molto più puntuale, in modo molto più stringente, quali immobili possono essere, quali e quanti immobili possono essere classificati come pertinenze di abitazione principale. Presidente, mi sollecitava prima il discorso delle esenzioni. Sostanzialmente rimangono esenti dall'IMU tutti i fabbricati, gli immobili che erano esenti in ambito ICI. Non ci sono stati grandi stravolgimenti da questo punto di vista, per cui tutti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, province, comuni continuano a essere esenti, con la particolarità per gli immobili degli enti locali che sono esenti gli immobili localizzati nell'ambito del proprio territorio comunale. No, quindi c'è prima non c'era definito nella norma, oggi è definito. Inoltre continuano a applicarsi le esenzioni previste dall'articolo 7 e tutta questa serie di lettere, che sono sostanzialmente i fabbricati classificati nelle categorie E, che continuano a essere esenti, i fabbricati destinati a usi culturali, quindi musei, biblioteche, archivi, parchi, eccetera, eccetera, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, quindi chiese, eccetera, eccetera, fabbricati di proprietà della Santa Sede diversi da quelli della categoria precedente, è prevista l'imponibilità soltanto per quelli che svolgono attività commerciale. Poi anche qui chi andrà a decidere dove finisce l'attività di tipo istituzionale, anche se usare questo termine per le attività della Chiesa è un po' improprio, comunque non, e dove iniziano, cioè un asilo, ad esempio un asilo gestito dalle suore piuttosto che dalle suore, chi deciderà dove finisce l'attività cosiddetta istituzionale e dove inizia l'attività commerciale? Qualcuno lo deciderà. Comunque teoricamente laddove l'attività svolta all'interno del fabbricato di proprietà della Santa Sede sia
da intendersi commerciale conterà l'IMU, se è da intendersi di finalità istituzionale, religiosa, istituzionale, chiamatela come volete, non sconterà l'IMU e quindi sarà esente. Continuano a essere esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o in collina depressa, e questa era una previsione già prevista in ambito IGI, quindi sulla base, quindi qui stiamo parlando di terreni agricoli ricadenti in aree montane di collina depressa, che sono il cui elenco è nella famosa circolare del 93. La famosa circolare del 93 aveva fatto un elenco di comuni per cui tutti i terreni agricoli ricadenti in uno di questi comuni continua ad essere esente in ambito IMU, così come era esente in ambito IGI. Per i fabbricati rurali strumentali invece, che inizialmente non erano previsti come esempi, il decreto legge 16/2012 approvato eccetera eccetera ha previsto che sono esenti quelli localizzati nell'elenco dei comuni montani rinvenibile nell'elenco Istat, quindi non sono esattamente gli stessi elenchi, nel senso che non è automatico il fatto che il terreno agricolo sia il terreno agricolo comune ricompreso in quella circolare sia esattamente ricompreso anche nell'elenco Istat, perché nei terreni agricoli c'è il discorso della collina depressa, nell'elenco Istat c'è soltanto il discorso della montagna parzialmente montani, manca la collina depressa. Quindi i terreni agricoli si continuano ad applicare le regole precedenti che eravamo abituati ad applicare in ambito IGI. Per i fabbricati strumentali occorre andare a verificare, questa è una zona immagino che parte della provincia, la morfologia del territorio probabilmente farà sì che una parte dei fabbricati rurali strumentali, però bisogna andare a prendere l'elenco Istat, d'accordo? Non la circolare. La circolare del 93. Ma la domanda è facile, ma è, ad esempio l'applicativo, adesso dico di trucchetti, che mettiamo, non ha già nella pancia i codici di avviamento postale che possono agevolare questa ricerca? Qualcuno sì, qualcuno no. Adesso è un elemento di sostegno poi nella compilazione, no? Lasciamo da parte che la materia è tale. Quindi fatta questa precisazione per cui per il terreno dovrò andare a consultare un elenco, per il fabbricato ne devo andare a consultare un altro. Per molti comuni i due elenchi coincidano, per alcuni può anche darsi che non coincidano. Quindi laddove vi sia l'esenzione bisogna andare a verificare se quegli immobili scontano l'IRPEF o scontavano l'IRPEF, quindi bisogna andare a verificare il testo unico sull'importo dei redditi per verificare se sono oggetto o sono esenti ai fini IRPEF. Altra, come dire, grande problematica che si è aperta e secondo me non è ancora chiusa in ambito IMU è la questione dell'individuazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nel senso che, come abbiamo detto in premessa, l'introduzione dell'IMU ha previsto che anche l'abitazione principale e le sue pertinenze sono oggetto di imposizione. Ai fini dell'individuazione del concetto di abitazione principale si utilizzano dei parametri diversi da quelli che si utilizzavano in ambito IGI, nel senso che ai fini IMU viene considerata abitazione principale del contribuente quella inderogabilmente caratterizzata dalla compresenza di due requisiti: un requisito soggettivo che è la dimora abituale
è un requisito oggettivo che è la residenza anagrafica. Prima, in precedenza, diciamo così, o l'uno o l'altro, vi era la possibilità di giocare sulla residenza piuttosto che la dimora per individuare l'abitazione principale. In questo caso invece non è più possibile. Se io non ho la residenza anagrafica in un determinato immobile, non potrò mai considerarla abitazione principale. Il software lo prevede. Quindi, se io non ho la residenza anagrafica in un immobile, non potrò mai considerarlo abitazione principale. Oltre alla residenza anagrafica, devo avere anche la dimora abituale, quindi devo dimostrare in qualche modo che lì dentro ci vivo e quell'immobile lì è la mia abitazione principale. Quindi, rispetto a prima, devo andare a verificare la contemporaneità dei due requisiti, residenza e dimora. Prima potevo in qualche modo giocare maggiormente. Nel momento in cui, diciamo, nella sua versione originale, per individuare l'abitazione principale si faceva riferimento soltanto alla figura del contribuente. A nulla valeva il discorso del nucleo familiare. In sede di iter parlamentare di tutte le modifiche, è stato reintrodotto il concetto di nucleo familiare, per cui bisogna andare a valutare la sussistenza di quei due requisiti che ho detto prima, collegati al contribuente e al suo nucleo familiare. E qui si apre un grande, come dire, problema che non ha di fatto soluzione, legato alla individuazione di nucleo familiare, perché non c'è una regola precisa a livello normativo che dice come si considera il nucleo familiare, che non c'è nessuna, come dire, non c'è un obbligo ai due coniugi di vivere e risiedere nello stesso immobile, cioè non c'è una norma che lo prevede. Quindi l'unica norma che oggi in qualche modo definisce il concetto di nucleo familiare è quella prevista per l'ISEE, dove dice ad esempio che i due coniugi, a prescindere da dove abitano, sono considerati sempre facenti parte dello stesso nucleo familiare, ma non è detto che qui si debba applicare. Quindi la norma, l'unico limite che ha messo è che laddove i due coniugi abbiano residenze diverse, ma queste due residenze siano nello stesso comune, potranno considerare abitazione principale soltanto una delle abitazioni. Se i due coniugi risiedono in comuni diversi, la norma lascia aperta la possibilità di considerare per entrambi abitazioni principali le due, sempre facendo parte proprio dei, come dire, due requisiti. Per cui se io, cosa che come dire, succede, nel senso, se i due coniugi per motivi di lavoro, uno abita ad Avellino, l'altro abita a Milano, e hanno la residenza, uno ad Avellino e uno a Milano, e tutte e due hanno le residenze, vivono, diciamo che fa, esatto, solo il weekend si vedono da una parte o dall'altra, è corretto che entrambi possano considerare questi due immobili come abitazione principale. Com'è? Entrambi devono essere proprietari. Sì, la premessa è che devono essere entrambi di proprietà. Se sono proprietari al 50% dei due immobili, ciascuno dei due potrà utilizzare come abitazione principale soltanto il suo 50%, chiaramente, no? Perché poi valgono anche le regole della percentuale di proprietà. Diverso e più problematico è il caso in cui, anche qui è successo in passato, che la residenza venga trasferita nella casa di villeggiatura. No, ci sono dei soggetti che avevano trasferito la residenza nella casa di villeggiatura proprio per considerarle entrambe abitazioni principali. Ora, la norma non lo esclude a priori, per cui teoricamente anche in quel caso i due coniugi
potrebbero considerarle entrambe abitazioni principali, sempre fermo restando il titolo di proprietà, fermo restando la residenza anagrafica, il domicilio in qualche modo lo dovranno dimostrare, no? Nel senso la dimora abituale lo dovranno dimostrare, però lì saranno poi i comuni che andranno a fare le eventuali verifiche. Quindi diciamo che la norma oggi è chiara per quanto riguarda l'ambito del territorio comunale, laddove un nucleo familiare sia proprietario di due immobili nello stesso nucleo familiare potrà considerare soltanto uno dei due abitazione principale, a scelta, nel senso che può decidere di considerare abitazione principale quello con la rendita più alta per pagare di meno. È il caso classico della famiglia che ha comprato un appartamento e poi sono nati i figli e ha comprato l'appartamento adiacente, ha buttato giù la tramezza, ha fatto l'arco, la porta, e ha continuato a mantenere le due unità immobiliari separate dal punto di vista catastale, cioè non ha fatto la fusione. In questo caso sono due unità separate. I tecnici mi dicono che ci sono delle procedure particolari che possono arrivare a unire le due unità ai fini fiscali, no? Facendo tutto due pratiche d'off, eccetera, eccetera, in qualche modo senza dover arrivare alla fusione. Però se non è stato fatto nulla, quindi hanno semplicemente comprato i due immobili, hanno buttato giù la tramezza piuttosto che fatto la porta d'accesso, potranno utilizzare come abitazione principale soltanto una delle due. Questo è, come dire, l'unico elemento chiaro. Laddove invece vi siano le proprietà in comuni diversi, sempre fermo restando il rispetto dei requisiti a monte, potranno considerare abitazioni principali. Posso? Prego. Il genitore usufruttuario, il figlio non da proprietà, dimora e residenza il figlio. Che succede in questo caso? Nel senso che chi è il proprietario? Se non da proprietà. È il genitore usufruttuario, il figlio paga l'usufruttuario perché è lui il titolare del diritto reale, quindi paga come seconda casa. Se ho capito la domanda, il figlio è nudo proprietario. Nuda proprietà però abita, cioè c'è la dimora e residenza. Esatto, il genitore che è usufruttuario abita da un'altra parte e ha già una casa. In questo caso il figlio pagherà come aliquota ordinaria, perché il diritto di usufrutto prevale sulla nuda proprietà. Abitazione del paese, però ha avuto assegnata da una casa della IACP, quindi la residenza c'è la casa IACP, la dimora della casa IACP, è già questa l'unica abitazione nel paese. Si intende sempre seconda casa. Sì. Quindi qui il discorso è. Allora, il concetto di abitazione principale non va confuso col concetto di prima casa che viene utilizzato ai fini della normativa fiscale, imposta di registro e quant'altro. Il concetto di abitazione principale è considerato l'abitazione, l'unità immobiliare in cui io risiedo anagraficamente e dimoro eventualmente. A prescindere se su quella casa lì ho scontato le imposte agevolate, perché magari è già la seconda che ho comprato e quindi i due concetti vanno leggermente separati. Quindi occorre chiarire che nei casi che ci sono di nuclei familiari che hanno due immobili, soprattutto nei casi che citavo prima, quando li hanno comprati e li usano entrambi effettivamente come abitazione principale perché hanno allargato la casa, o fanno, come dire, le procedure catastali attraverso il DOFA per unire, fondere o unire fiscalmente i due immobili. Se non fanno nulla, uno andrà tassato ad aliquota agevolata e uno andrà tassato ad aliquota ordinaria. Potranno ovviamente scegliere quale dei due, se uno è grande o uno è piccolo, chiaramente andranno a... Un altro concetto da chiedere, i residenti all'estero che
creato un'unica abitazione qui in Italia. I residenti all'estero, lo vedevamo dopo ma rispondo, così come i, come dire, i, i soggetti, gli anziani, i disabili, i residenti in modo permanente presso le case di cura e che hanno trasferito la residenza presso l'istituto di cura, il comune, i comuni potranno deliberare in ambito regolamento l'assimilazione alla prima casa, per cui la norma statale non prevede nulla, ha lasciato al comune decidere se assimilare quelle abitazioni lì, a condizione che non siano affittate, locate ovviamente, alla prima casa, per cui magari ad Avellino lo decideranno e a Torino, quindi lì bisognerà andare davvero a vedere il comune. La normativa statale non lo prevede. Pure per i residenti all'estero? Sia per i residenti all'estero, quindi le unità immobiliari di proprietà di residenti all'estero e di soggetti anziani e disabili ricoverati in modo permanente in istituti di cura che hanno trasferito la residenza presso l'istituto di cura, a condizione che non siano affittate, locate, potranno essere, su decisione del comune, assimilate alla prima casa. Quindi saranno i comuni che... quindi la domanda successiva è la seguente, visto che adesso io andrò a pagare la prima la rata di giugno applicando l'aliquota standard e poi andrò a conguagliare a dicembre rispetto all'aliquota deliberata dal comune, io se mi trovo in quella situazione lì dovrò decidere se essere prudente e quindi calcolare la prima rata sulla base del 7,60, quindi l'aliquota ordinaria, e andare poi a recuperare laddove il comune deliberi ovviamente a dicembre, oppure essere un po' più temerario, presupporre che il comune alla fine delibererà e applicarmi subito l'aliquota. Io non lo consiglio perché se poi il comune non delibera. Ci sono residenti all'estero che hanno case a mare, case nel paese di appartenenza, di nascita, quindi a questo punto se un comune delibera e poi delibera una comune, questo è tutto prima casa. Purtroppo sono le maglie, come ho detto prima, alla fine saranno, come è avvenuto in ambito ICI, ci saranno prassi eccetera eccetera successive che andranno avanti. Altro discorso importante è relativo alla pertinenza, nel senso che la pertinenza dell'abitazione principale potranno essere considerate come tali solo quelle accatastate nelle categorie C2, C6 e C7. Quindi una pertinenza che non è un C2 o un C6 o un C7 non potrà mai essere considerata come tale. Altra particolarità è che possono essere considerate pertinenze fino a un massimo di 3 e una per ciascuna categoria, ma il 3 non significa 3C6, 2C6 e un C2, significa 1, 1 e 1, per cui se io non ho C2 o C7 ma c'ho solo C6, ne ho 2, potrò andare a considerarne soltanto 1, anche qua potrò decidere quella con la rendita maggiore in modo da avere un beneficio che una sì, nel senso che vale il concetto di pertenenzialità previsto dal codice civile, cioè io non ho l'obbligo che sia, come dire, io è chiaro che poi devo dimostrarlo, nel senso il presupposto fondamentale è che io applico la norma e poi eventualmente in sede di eventuale accertamento dovrò dimostrare che esiste il vincolo di pertinenzialità ai fini del codice civile, nel senso che io ho un garage a 300 metri distante e a 300 metri di distanza ci metto la macchina e chi è che mi può contestare che non è una pertinenza? Nessuno, perché effettivamente io lo utilizzo coerentemente con i criteri di pertinenzialità previsti dal codice civile. Scusate, questo è un altro elemento importante e che di solito apre, come dire, le discussioni.
perché voi siete dei tecnici del catasto e quello che sto per dire lo considerate una sciocchezza, però la norma lo prevede e quindi come tale io ve lo devo dire, nel senso che tutto questo bel discorso che abbiamo fatto è assolutamente chiaro e fluido nel momento in cui io ho un immobile, ma tra un C2, un C6, un C7 che sono autonomamente accatastate, corretto? La norma invece prevede che laddove io abbia, come dire, accatastato unitamente all'immobile anche dei vani che voi chiamate tecnicamente vani accessori indiretti, ma che possono essere considerabili dei C2, C6, C7, C6 è difficile, ma mettiamolo dentro pure anche il C6 o C7, C2 o C7, scusate, questi vanno considerati. Cioè se io ho la villetta che è stata accatastata unitariamente, nella villetta c'ho la cantina, cosa scontata, la cantina e la soffitta, io dovrò considerare che c'ho una cantina e c'ho una soffitta. E quindi qui c'era tutta una discussione, come faccio io poi cioè devo considerare una cantina, una soffitta? È uscita nella circolare numero 3, quella che, in cui l'Agenzia delle Entrate ha cercato di dare le spiegazioni di applicazione della norma, hanno detto che in quel caso lì io devo andare a valutare, diciamo la circolare così, la norma concede di considerare pertinente dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2, cantine e soffitte, C6, autorimesse e C7, tettoie e porto auto scoperto, ancorché accatastate unitamente all'abitazione principale. La soluzione prospettata dalla circolare in presenza sia di una cantina che di una soffitta, questo è l'esempio che è stato fatto dalla circolare, quindi in caso assai comune, accatastate unitamente alle abitazioni principali, le quali se accatastate autonomamente sarebbero censite entrambe nella categoria C2, al contribuente è consentito usufruire dell'aliquota agevolata di cui all'abitazione principale solo per un'altra pertinenza che deve necessariamente appartenere alla categoria C6 o C7. Ora, cosa significa questo? Prima dell'uscita di questa circolare c'era un grande dibattito rispetto a come io mi devo comportare, oltre che all'individuazione quantitativa delle pertinenze, anche all'individuazione qualitativa della rendita. Cioè, prima dell'uscita di questa circolare c'era una tesi, io ritengo corretta sulla base dell'interpretazione letterale della norma, che diceva: se tu hai la cantina e la soffitta o una delle due accatastate unitamente all'abitazione principale, devi prenderti, farti un calcolino, tu, il geometra, il consulente, chi è capace a farlo, andare a scorporare dalla rendita però la norma, se io la applicavo letteralmente, puntualmente, mi diceva che io dovevo andare a oggi la circolare, rendendosi conto della portatura di questa cosa qua, mi dice: no, tu continua a considerare la rendita dell'unità immobiliare nel suo complesso, non andare a fare scomputi particolari. Sappi però che se tu hai dentro l'unità immobiliare un garage, una cantina o una soffitta, ti sei già mangiato una o due pertinenze. Quindi se c'hai solo la cantina te ne sei mangiata una, se hai la cantina e la soffitta, anche se sono della stessa categoria, quindi teoricamente non avresti potuto scomputarle tutte e due, assimilarle tutte e due alle abitazioni principali, te lo lascio fare, hai un bonus, ti rimane un bonus. E questo bonus te lo devi giocare con un C6, ad esempio un garage. Quindi diciamo che la circolare ha chiarito, se vogliamo, ha reso un po' più agevole il conteggio, perché
non mi obbliga, perché nel caso precedente, se io andavo a applicare la norma in modo puntuale, dovevo andare a scorporare il valore attribuibile alla cantina, il valore attribuibile alla soffitta all'interno della rendita complessiva dell'abitazione, scegliere una delle due la assimilavo all'abitazione principale, l'altra la mandavo ad aliquota ordinaria. Che immaginate voi che problema avrebbe creato, nel senso che voi eravate felici perché siete capaci a farlo, perlomeno avete la competenza tecnica per poterlo fare. Pensate a tutti coloro i quali si rivolgono a un CAF piuttosto che a chi non è in grado, ma non perché non è capace, perché tecnicamente non ha conoscenza degli elementi catastali, cosa significano. Quindi adesso, in base all'alimento della circolare, nel caso in cui io abbia la mia villetta catastata, dovrò andare a verificare se ho una cantina, una soffitta, so che mi rimane una pertinenza, per cui se ho due garage, se ho un garage solo sono a posto, chiudo il cerchio e vado avanti. Se ho due garage... Ma già li pagavo se avevo uno. Com'è? Già li pagavo se avevo uno, li pagavo uno. Certo. No, ma lì il discorso è quando il problema nasce dalla previsione normativa che mi ha introdotto l'inciso ancorché unitamente accatastato unitamente all'abitazione principale, cioè nella normativa ICI tutto questo bel... io arrivavo con la mia misura, avevo una 3 rendita 500 euro, non andavo a verificare se dentro la 3 c'era il vano accessorio identificabile come cantina, vano accessorio identificabile come solaio, avevo un C6, avevo un altro C2, andavo avanti. Oggi devo andare a verificare dentro, dovrei verificare nella planimetria dell'immobile se c'è una cantina e una soffitta. E lo so, ma infatti certo, ma io sono assolutamente d'accordo con lei. Io io illustro la norma e poi dopo recepisco la sostanza, nel senso che io sono assolutamente convinto che non dico la maggioranza, ma almeno buona parte dei contribuenti di fronte a questa interpretazione o non la conosce, perché non è detto che la conosca, o se la conosce decide di andare oltre. Vediamo cosa succede. No, aspetto che arrivi poi il comune a... Quindi questo è il concetto della domanda che faceva lei, nel senso che non deve essere, è necessario che la pertinenza sia tale ai fini del concetto del codice civile, cioè nel senso utilizzata come appunto pertinenza dell'abitazione principale. Sull'abitazione principale, quindi una volta che io ho individuato il soggetto passivo, quindi titolare di un diritto reale, abbiamo visto che titolare di diritto reale è il proprietario, l'usufruttuario o il titolare del diritto di abitazione, per cui la casa comune è proprietario. Caso abbastanza consueto, l'usufrutto, quindi l'usufruttuario. Diritto di abitazione nel caso di coniuge superstite o diritto di abitazione riconosciuto è il soggetto. Altra novità introdotta in sede di modifica parlamentare è quella relativa, ci sarà su una slide successiva ma l'anticipo, relativamente al coniuge assegnatario dell'abitazione principale in sede di separazione legale o divorzio. Nella vecchia normativa ICI, il soggetto passivo rimaneva sempre comunque il proprietario. C'è un esempio: io mi separo da mia moglie, separazione legale, io sono proprietario, io ero proprietario, sono proprietario dell'abitazione in cui vivevamo. In sede di separazione legale viene assegnata questa casa a mia moglie, io sono proprietario al 100%, lei è la mia assegnata. Nella norma ICI cosa succedeva? Io potevo considerare quella abitazione lì come abitazione principale
perché ci viveva la mia famiglia, a condizione che non avessi un'altra abitazione principale nello stesso comune. Io lasciavo la casa a lei, andavo a vivere in affitto, perché questo mi permetteva il convento, potevo considerare quell'abitazione lì ai fini ICI come abitazione principale, perché non ero proprietario di un altro immobile nello stesso comune adibito all'abitazione principale. La normativa IMU invece ha previsto in modo puntuale che soltanto ai fini IMU, quindi assolutamente non vale ai fini IRP, laddove eventualmente dovesse valere, il soggetto passivo è il coniuge assegnatario, per cui in quel caso lì dovrà versare l'IMU la mia ex signora, che qualcuno dice meno male. Questo è chiarito, nel senso che il coniuge, ancorché non proprietario, assegnatario di separazione legale dell'immobile, è chiaramente identificato come soggetto passivo ai fini. Quindi io individuo il soggetto passivo, individuo l'abitazione principale con le caratteristiche che ho detto prima, per cui residenza e domicilio, laddove ci siano due unità immobiliari nello stesso comune, sempre solo una, e qui non ci piove, non ci sono dubbi, l'unica alternativa è attivare una procedura ad hoc di fusione, eccetera, eccetera, se non ho fatto nulla. Se ho due unità immobiliari in due comuni diversi, dove però chiaramente con la residenza, eccetera, eccetera, posso utilizzarle entrambe, considerare entrambe abitazioni principali, ovviamente dovrò dimostrare che effettivamente oltre alla residenza anagrafica vi sia anche la dimora, nel senso che se poi arriva l'accertamento del comune e vede che di energia elettrica pago 30 euro all'anno perché ci vado lì un mese, il mese di luglio, il mese di agosto, è evidente che il comune me la riprenderà, non è la tua dimora abituale, è la tua seconda casa, quindi... In caso di economici separati che hanno un'abitazione 1.000 esseri del codice sbarato e l'altra abitazione invece 500.000 esseri per ciascuno, la detrazione come dice? Cioè l'altro codice seconda casa con l'altro comune. Allora, se io sono certo, se io sono proprietario, io Marito sono proprietario della casa in cui è stata assegnata a mia moglie, e poi siamo è un po' complicato, che poi siamo comproprietari di un'altra casa. No, proprietari esclusivo di una casa. E là invece la casa della moglie è comproprietario. E che è stata tutte e due. Allora dove abita lei sarà abitazione. No, lei diventa abitazione principale perché così prevede. La casa in cui abita. Però sono 500.000 esseri con la casa. Non vuol dire? Ai fini è stato superato il concetto. È stato previsto che la casa assegnata al coniuge sia lui il soggetto passivo. È come nel diritto di abitazione, non conta la percentuale di proprietà, è lui. D'accordo? Quindi se io sono proprietario di un altro immobile che uso come prima casa, io andrò a scontarmi la mia. È una, come dire, il diritto di, come dire, è un riconoscimento implicito del diritto di abitazione, per cui è come il caso del coniuge superstite, tanto perché, solo che il caso del coniuge superstite è previsto anche all'interno del codice civile, eccetera, eccetera. Questo è un riconoscimento che viene fatto dalla norma specificatamente ai fini IMU. Tanto per capirci, facciamo finta di dimenticarsi per un attimo che l'IMU sostituisce l'IRPEF e ai fini IRPEF sarà comunque il proprietario che dovrà andare a dichiarare nella propria dichiarazione di redditi. Se mia moglie, che è assegnataria dell'abitazione, non è proprietaria, è evidente che pagherà l'IMU ma non dovrà indicare nulla nella dichiarazione di redditi, d'accordo? Quindi individuato il soggetto passivo, individuato l'abitazione principale o la non abitazione principale, le relative pertinenze, andrò a calcolarmi l'imposta e il discorso della detrazione. Quindi sull'abitazione principale è riconosciuta una detrazione pari a 200 euro annui,
Quindi, che è lo stesso criterio che viene utilizzato in ambito ICI, per cui la detrazione è da intendersi legata all'immobile. Per cui se siamo con proprietari, io e mia moglie, 50%, 100 euro lei e 100 euro io. No, no, ce l'ho, grazie. Se siamo con proprietari, io al 90% e lei al 10%, avremo comunque sempre 100 euro io e 100 euro lui, e lei, perché la detrazione non si rapporta alla percentuale di proprietà, ma si considera rispetto all'utilizzo. Se sono due soggetti che utilizzano l'immobile come abitazione principale, avranno diritto a metà. Se sono tre fratelli, tre single che hanno la proprietà dell'immobile a prescindere dalla quota di ciascuno, andranno a dividersi i 200 euro diviso tre. Quindi questa detrazione, oltre a essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato utilizzato effettivamente come dimora principale, occorre andare a modulare rispetto all'effettivo utilizzo. Nella slide è riportato l'esempio del caso dei due comproprietari in cui uno solo vi dimora, la detrazione compete al 100% a chi vi dimora. Per cui se io e mio fratello siamo comproprietari al 50% dell'abitazione, e la quale abitazione è utilizzata da lui come abitazione principale, lui applicherà l'aliquota agevolata sul suo 50%, io applicherò l'aliquota ordinaria sul mio 50%, lui utilizzerà i 200 euro. Chiaro? No. Ripartiamo indietro. C'è mio fratello. A parte il caso di diritto di abitazione e usufrutto, nel caso comune di proprietà, l'aliquota, il conteggio viene fatto sulla base della quota di proprietà dell'immobile. Per cui se siamo con proprietari al 50%, se io e mia moglie siamo con proprietari al 50%, applicheremo ciascuno dei due, ipotizziamo che sia abitazione principale, la difficoltà ridotta sul nostro 50%. Se io sono proprietario all'80% e lei è proprietario al 20%, io applicherò sulla difficoltà sull'80 e lei applicherà la difficoltà sul 20. Quindi per quanto riguarda la determinazione dell'imposta, quindi come vedremo la formuletta magica che vedremo dopo, per quanto riguarda la determinazione dell'imposta, io vado a considerare le percentuali di proprietà. D'accordo? Quindi 80-20, 50-50, 100-100, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece, questo avveniva già in ambito ICI, non ci sono nessuna novità, per quanto riguarda invece il discorso della detrazione, la detrazione va considerata non in funzione delle percentuali di proprietà, ma in funzione dell'effettivo utilizzo. Per cui se io e mia moglie siamo proprietari, io l'80 e lei al 20, io applicherò l'aliquota agevolare sul mio 80%, lei applicherà sul suo 20% e ci divideremo equamente la detrazione. Se io e mio fratello siamo proprietari con il 50% cada uno di un immobile e questo immobile è utilizzato da uno dei due come abitazione principale, uno applicherà l'aliquota ordinaria sul suo 50%, l'altro applicherà l'aliquota agevolata dell'abitazione principale sulla sua quota del 50%. Quest'ultimo utilizzerà appieno le 200 euro, d'accordo? Le 200 euro vanno collegate all'immobile. Poi, una volta collegate all'immobile, si dividono eventualmente tra i soggetti che lo utilizzano. Ma questo era già in ambito ICI, non ci sono stravolgimenti particolari. Ai comuni è lasciata la possibilità di modulare la detrazione pari a 200 euro, elevandola sino a garantire la neutralizzazione del prelievo. Quindi lo Stato ha riconosciuto 200 euro di detrazione. I comuni in ambito regolamento possono decidere di ampliare o differenziare, nel senso che possono decidere che possono giocare su questo discorso di 200 euro, sapendo che però
nel caso in cui intervengano sulla detrazione, non potranno andare a modificare in aumento l'aliquota ordinaria. Cioè, lo Stato ha detto, tu comune fai quello che vuoi. Se decidi di neutralizzare l'effetto dell'imposta per i tuoi cittadini, sappi che lo puoi fare, sappi però che non puoi scaricare questo sugli altri immobili. Quindi, se io decido di io comune decido di aumentare il valore massimo di 200 euro per portarlo a 300 euro, in modo che così riesco a sostanzialmente annullare l'imposta sulla prima casa, sull'abitazione principale, questa operazione non può essere compensata da un aumento dell'aliquota ordinaria su tutti gli altri immobili, quindi quello 0,76 rimane fisso. Quindi il comune potrà decidere eventualmente di aumentare i 200 euro, ma così facendo si inibiscono la possibilità di intervenire in aumento sull'aliquota ordinaria. Vedremo dopo cosa significa aumentare l'aliquota ordinaria, perché il comune, in base ai suoi conteggi e alle sue esigenze di bilancio comunale, può giocare sull'aliquota per aumentare eventualmente il proprio incasso. Quindi abbiamo la detrazione di 200 euro, la detrazione base, chiamiamola così. In sede di conversione del decreto legge 201/2011 è stata introdotta un'ulteriore detrazione per gli anni 2012-2013, quindi al momento è a titolo sperimentale e transitorio, temporaneo, la cosiddetta del quoziente familiare, che prevede un'ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni convivente e residente nell'abitazione principale. Per cui, fermo restando il discorso dei due requisiti, che deve risiedere e deve dimorare abitualmente nell'unità immobiliare insieme ai genitori, se e fino a quando, fino al giorno del compleanno del 26, fino al giorno del compimento dei 26 anni di età, la residenza potrebbe essere difficile e complicato stabilire il criterio della dimora abituale. Prendiamo un caso anche frequente del soggetto che viene ricoverato in una casa di cura, ma non trasferisce la residenza nella casa di cura, la residenza la mantiene nell'unità immobiliare precedente. Quindi lui ha residenza sicuramente in quell'abitazione lì. Visto che però per essere considerata abitazione principale deve esserci anche la dimora abituale, potrebbero nascere contenziosi perché di fatto non è la sua dimora abituale, perché se lui vive in modo permanente presso gli istituti di cura è difficile dire che... Quindi, magari i comuni potranno intervenire, oppure diciamo l'evoluzione successiva della norma eccetera eccetera porterà ad affrontare anche questo tema, però oggi è così. Questa agevolazione vale esclusivamente per i soggetti che hanno trasferito la residenza presso l'istituto di cura, non per i soggetti che sono ricoverati presso l'istituto di cura. Il concetto è diverso, d'accordo? Occorre attendere la delibera comunale per applicare l'aliquota ridotta. Lo stesso vale per i cittadini italiani residenti all'estero, qui è più facile, sono residenti all'estero, potranno essere assimilate queste abitazioni all'abitazione principale a condizione che non sia locata, ovviamente. Rimane aperto il dubbio, tutto questo, come dire, in questa discussione non ha trovato soluzione, delle abitazioni delle forze di polizia, cioè nel senso che io ho un'abitazione, sono un poliziotto piuttosto che un militare,
che ho la mia abitazione principale al paese dove sono nato. Sono stato trasferito a Roma per prestare servizio. Non c'è scritto da nessuna parte che quella casa là possa essere assimilata all'abitazione principale. Quindi a oggi le abitazioni delle forze di polizia e dei militari che per ragioni di servizio sono dimoranti in caserma o in altra città non possono utilizzarla, considerare l'abitazione principale, perché gli manca il requisito della dimora abituale e non c'è nessun riferimento di legge che dice di poterla assimilare né con riferimento statale né con riferimento in ambito comunale. Però se lasciano la famiglia nell'abitazione principale ma se lui proprietario la famiglia dipende, non ha diritto, dipende chi è il proprietario. Se io sono devo costituire il diritto di abitazione, devo costituire il diritto di abitazione la famiglia nella prova che fa. Non è automatica? No. Allora io rispetto prima in ambito ICI dove non c'era la necessità della sussistenza dei due requisiti, era come dire, diciamo che io potevo, era dimostrato che quella lì era l'abitazione principale della mia nucleo familiare e che quindi mio o del mio nucleo familiare quindi la utilizzavo. Qui invece si parla di abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare. Quindi se io sono proprietario al 100% e vivo in caserma Roma, lì ci abita la mia famiglia, l'unica possibilità che posso avere oggi rispetto a quanto, a meno che non intervengano poi gli chiarimenti futuri, è che costituisco, formalizzo un diritto di abitazione per mia moglie, che non è proprietaria dell'immobile, e allora a quel punto, senza andare allo sfrutto, perché poi gli andiamo oltre, e a quel punto mia moglie potrà utilizzare quella lì come sua, è come il comodato dei figli, nel senso, tanto per l'esempio che ho fatto prima glielo davo e di fatto la consideravo. Oggi se non voglio pagare l'aliquota ordinaria sulla casa che di mia proprietà che ho dato a mio figlio, che lui utilizza come abitazione principale, l'unica cosa che devo fare è devo andare a costituire un diritto di abitazione, lo devo formalizzare. Cioè se lo formalizzo sono a posto, se non lo formalizzo non posso considerare l'abitazione principale. E la stessa soluzione va applicata in questo caso.